Ciao bimbi, come state? Spero tanto che stiate bene. Vi mando intanto un bacio e vi dico che mi mancate tanto. Però oggi siamo insieme perché vi volevo leggere delle filastrocche sugli animaletti in primavera. Guardate qua, sono rappresentati degli animaletti che ci sono nel prato e che volano nel cielo in primavera. Vi leggo delle brevi filastrocche per ogni filastrocca per ogni animaletto, così li conosciamo un po' meglio. Sono l'uccellino e sono contento, volo leggero sulle ali del vento, canto allegro tra i rami fioriti, perché i giorni freddi sono finiti. Continuiamo con la nostra amichetta l'ape. Sono l'ape gialla e nera, volo da mattina a sera, mangio polline dorato per far miele prelibato. E ancora con la nostra farfalla. Son la bella farfalla, rossa, verde, rosa e gialla, leggera come il vento, a volar sono un portento. Vuol dire che vola tanto, vola bene, vola un sacco. Baco piccolino, dicono che sono bruttino, ma non sanno proprio no che farfalla ndi sarò. Questo lo sapete tutti, che il baco poi si trasforma nella bellissima farfalla. E ancora, son la rondinella, volo fino a sera per tornare al mio nido ogni primavera. Se mi vedi arriva la bella stagione e se festeggi fai proprio benone. Guardate un po' lì, il nostro amichetto, quello, non so se l'avete riconosciuto. È il personaggio di una favola che conoscete molto bene. Dice: sono il grillo e faccio cri cri, salto e canto tutto il dì. Mi vuoi prendere? Prova un po', ma io di certo scapperò. Vi ricordate che in Pinocchio c'era il personaggio del grillo parlante? È proprio lui. E infine, sono la coccinella, eccomi qua, un bell'abito a pois, guardate, a puntini. Rosso e nero luccicante, sono io la più elegante. Bene, bimbi, abbiamo finito. Volevo dirvi adesso, quando siete tranquilli e riuscite, prendete un foglio e potete disegnare, fate lo sfondo del prato, lo sfondo del cielo e potete disegnare questi animaletti. Nel cielo quelli che volano, quindi l'uccellino, la rondine, l'ape, la farfalla, e poi nel prato possiamo mettere il baco, la coccinella e il grillo. Se volete potete disegnare dei fiori, l'ape che va sul fiore, la farfalla che va sul fiore, potete mettere il sole, delle nuvolette, potete farlo come volete voi. L'importante è che lo facciate in serenità, con tranquillità, che non voglio sempre sentire le solite frasi: maestra, ma io non sono capace, non so disegnare. Non è vero, tutti siete capaci, l'importante è che vi impegnate tanto, poi andrà benissimo comunque. E se vi va, potete anche disegnare ascoltando una bella musica, perché vi può rilassare e poi ci mette ancora più nel clima della primavera, che per ora non possiamo festeggiare insieme e speriamo presto di poterla festeggiare insieme questa primavera. Vi mancate tanto, bimbi, vi mando un bacio, vi abbraccio tutti e vi voglio bene. Ciao ciao!